a centrocampo, come al solito, siamo stati in netta inferiorità rispetto alla Perugia, che ha fatto una partita onesta, ha vinto senza che possiamo dire nulla, anzi, sembra che sia un successo privato. La domanda che mi pongo, che le pongo, è questa: ma considerato che neppure a Verona episodi di rigore a parte che hanno influito, non ci vogliamo tornare, era la stessa squadra, come mai non ha pensato di cambiare qualcosa, soprattutto a centrocampo? Perché magari io durante la settimana li alleno e li vedo chi sta bene, chi sta peggio, chi sta meglio, poi il risultato del campo è col senno del poi, se non è il punto e fare tutto, ma io le faccio prima, perché vedo allenare, vedo giocare, penso che questa era la formazione che poteva dare più grazie. Sì, ma la partita dura 90 minuti, quindi se uno dopo 45 minuti la partita, io sono d'accordo con lei, per noi è più semplice parlare dopo aver visto la partita, però siccome una partita dura 90 minuti, se uno dopo 45 minuti si rende conto che la squadra per motivi tecnici, tattici, io ci ho sentito su questo sentiero perché non è il mestiere mio, perché vedo che le cose non vanno, qualche cosa si tende a fare, insomma. O no? Ha una sua idea anche di questo, di come ha visto la partita, perché secondo me, a parte tutto, non meritavamo di perdere. Secondo me siamo partiti anche bene perché abbiamo giocato per 20 minuti, fin quando non c'è stato il gol abbiamo giocato solo noi, abbiamo cercato di giocare con palla a terra e siamo arrivati anche a fare qualche opportunità fin dai primi minuti con Ciurco, ce ne sono state altre occasioni buone, Dionisio, insomma. Penso fino a quel momento bene, ancora meglio nel periodo che dopo ci siamo sbloccati, la squadra stava giocando, purtroppo abbiamo commesso l'errore nell'azione del gol, siamo stati un pochettino superficiali da concedere una mezza ripartenza e lasciarlo tirare facilmente all'attaccante del Perugia. Dopodiché ci siamo un po' innervositi, ma con questo il Perugia non ha creato neanche il Perugia pericoli rispetto a noi. Nel secondo tempo siamo partiti discretamente, c'è stato un momento che il Perugia non andava oltre la metà campo se non con lanci lunghi per la testa di Di Carmine, e da lì hanno conquistato una rimessa su cui è nata la disattenzione del gol. Quindi dopo ci siamo un po' innervositi, per cui è chiaro, quando si perde abbiamo sbagliato tutto, come dice lei giustamente, abbiamo perso e non è piaciuto, non è piaciuto. Chi vince ha sempre ragione, quindi il Perugia ha ragione e noi abbiamo sbagliato tutto. Mister, buonasera. A fine partita abbiamo sentito tutti, sono arrivati fischi sonori da parte della curva e tutto lo stadio, c'è stata questa sorta di mini contestazione. Io le chiedo, lei che cosa può dire ai tifosi che hanno chiesto più carattere da parte dei suoi uomini? Grazie. Innanzitutto la gente, quando una squadra perde diciamo così, in casa, dopo aver perso la settimana scorsa, non stiamo rispettando, diciamo così, non siamo in linea con i nostri programmi, stiamo perdendo qua qualche colpo, è normale che a fine partita esprimano il proprio disappunto, perché fino all'ultimo hanno recitato i giocatori, quindi questo mi sembra anche normale. Io credo che come lottare ci hanno provato fino alla fine, loro probabilmente dobbiamo elevare l'asticella dell'attenzione, perché purtroppo commettiamo delle ingenuità che ci costano care, da azioni innocue le trasformiamo con qualche disattenzione in azioni pericolose. Mi riferisco alla ripartenza, mi riferisco a un'azione che è del secondo gol, che non può nascere da una rimessa laterale e riusciamo a far mettere una palla in mezzo in quella maniera, che sono degli errori su cui dobbiamo certamente lavorare e poter migliorare. Quindi siamo sicuramente in questo momento siamo indietro, semplicemente perché io dico ancora. Non siamo quelli che dobbiamo essere in termini di gioco e soprattutto continuità di gioco, perché per quanto produciamo in termini di possesso, la proporzione, diciamo, concludiamo poco, e quindi ci dobbiamo, davanti dobbiamo muoverci un po' di più, ma non solo gli attaccanti, anche gli inserimenti da dietro devono essere fatti nei tempi giusti. In questo momento e questo arriva a intermittenza, quando riusciamo a farlo riusciamo ad arrivare sulla linea di fondo, riusciamo a fare qualche cosa di positivo, però questo deve essere fatto con più continuità e al momento purtroppo non lo stiamo facendo e i risultati sono questi. Salve, mister, buonasera.
Le chiedo dove l'ha vinta il Perugia oggi pomeriggio e dove l'ha persa il Frosinone in tutti i fronti, nel senso fisicamente. Detto prima, noi non è che abbiamo concesso tutte queste palle, ma abbiamo fatto queste disattenzioni che abbiamo pagato a caro prezzo, quindi abbiamo sbagliato noi. Se posso, ne faccio un'altra. Secondo lei i fischi sono anche perché hanno visto la squadra un po' molle, anche se so che in parte su questo ha risposto, però l'atteggiamento è sembrato, rispetto soprattutto al Perugia, di giocatori un po' molli, cioè di quei giocatori che non sono usciti dal campo con la maglia bagnata di sudore, dalla pioggia, non so, da tutto. Questo non credo che io l'ho detto prima, ho risposto prima, secondo me abbiamo commesso degli errori, ma il fatto che i ragazzi abbiano lottato da questo punto di vista, non credo che qualcuno ha destinato energie, ecco, ha dato tutto quello che avevo, quello che in questo momento nelle proprie possibilità. Da questo punto di vista credo che la squadra abbia sempre la voglia di lottare e l'ha sempre dimostrato, però è chiaro, ripeto, abbiamo perso in casa, non abbiamo fatto una partita buona e di conseguenza è giusto che la gente esprima il proprio disappunto. Mister, buonasera. Ognuno di noi può avere una lettura, un'interpretazione di una gara, è anche giusto e corretto così. Io mi affido ai numeri e i numeri mi dicono che nelle ultime quattro partite purtroppo abbiamo colto solamente 2 punti. Allora, in questa fase di difficoltà, visti questi numeri, c'è un aspetto che la preoccupa di più rispetto ad un altro? E se sì, dove decide di voler intervenire da domani mattina in poi? Grazie, mister. Allora, detto prima, certamente in termini di gioco la squadra cerca di partire con l'azione da dietro, però ripeto, negli ultimi metri dobbiamo essere più concreti, questo è evidente, perché non facciamo tante conclusioni rispetto al volume di gioco e di palloni che arrivano negli ultimi metri. Ecco, questo è un lavoro che dobbiamo fare, abbiamo cercato di cambiare qualcosa, di avvicinare il più possibile Dionisi a giovani, però nello stesso tempo con due esterni, e magari a volte abbiamo fatto bene, a volte un po' meno, abbiamo dato qualche spazio in più a qualche ripartenza. Quindi in questo momento dobbiamo lavorare, cercare di farlo in maniera ordinata per cercare di migliorare negli ultimi metri con attacchi sugli esterni, con la sovrapposizione, ma anche per arrivare con una certa facilità alle conclusioni, che spesso palleggiamo molto, però arrivato al limite perdiamo il tempo giusto per arrivare al tiro, ecco, per arrivare a creare qualcosa, di fare movimenti negli ultimi metri sincronizzati, perché è chiaro, con le difese schierate, se non fai movimenti senza palla con 2 o 3 giocatori diventiamo prevedibili. Grazie, mister. Due di Rienzo, grazie. Mister, ecco, io vorrei proprio intervenire sull'ultima frase, l'ultima parola che ha detto lei. Allora, noi abbiamo giocato, sì, il Frosinone ha giocato nei primi 20 minuti fino a quando ha fatto il gol, poi nella ripresa nei primi 10 minuti, però sono secondo me soltanto lampi nel buio, insomma. Diciamo che secondo me ho visto un Frosinone ancora con evidentemente delle tossine nelle gambe ancora dei giocatori, perché fanno fatica a correre nella corsa e poi, come ha detto lei, sono... Il nostro gioco è molto, ma molto prevedibile, troppo lento. Sì, questo è il discorso della lentezza, dipende che certamente c'è stato un cambiamento radicale, no? Come tipologia di gioco, e quindi ci vuole un po' di tempo per adattarsi, e stiamo ritardando, perché pensavo sinceramente che di fare qualcosa in più, ecco, fino a questo momento, e ciò non è accaduto, quindi dobbiamo lavorare ancora di più, perché ripeto, arriviamo magari anche facile sulla tre quarti, però dopo dobbiamo fare qualcosa in più. Ecco, diventiamo, se non sei veloce negli ultimi metri, non ti danno il tempo di arrivare alla conclusione. Se la manovra è un po' lenta, facciamo qualche tocco in più, ci muoviamo senza palla poco, certamente non c'è quella imprevedibilità che occorre per arrivare a far male. Grazie.